Carloni. Ribaudo. Ribaudo. Provi? Ecco. Non vedo altri. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo a pagina 97, all'emendamento 10.255 Chimienti. Parere contrario di Commissione e Governo. Onorevole Gallo. Favorevole a questo emendamento. Chimienti, prego, a titolo personale. Sì, Presidente, grazie. Sono ormai le 11 meno un quarto di sera, da questa mattina, tutto il giorno che stiamo votando questo disegno di legge. A noi restano pochissimi minuti per intervenire e siamo solo all'articolo 10. Questo disegno di legge ha 27 articoli, quindi questo è un chiaro esempio di come questo Parlamento sia continuamente svilito ed esautorato. Il Governo, peraltro, non ha aperto bocca da questa mattina e questo veramente è gravissimo, veramente di una gravità inaudita. Noi abbiamo avuto solo il dispiacere di ascoltare la voce di qualche emissario di Renzi, una in particolare, che non ha perso neanche un'occasione per raccontare all'Aula un sacco di balle, non solo all'Aula, a tutto il Paese. L'ultima delle quali è stata: noi non vogliamo escludere i precari di seconda fascia dal piano di assunzioni. Ecco, di fatto però è quello che state facendo con questo articolo e con questo disegno di legge. Quindi con questo emendamento noi chiediamo quantomeno di garantire che restino in vita le graduatorie d'istituto, perché dal testo non si capisce e quindi chiediamo appunto che, e mi piacerebbe anche che il governo mi desse un parere su questo, perché il testo è talmente vago che non si capisce se le graduatorie restano in vita oppure no. Graduatorie Grazie, onorevole d'istituto, Chiemietti. grazie. Metto in votazione l'emendamento 10.255 Chimienti, parere contrario di Commissione e Governo, favorevole delle relatrici di minoranza. È aperta la votazione. Ci siamo? No? Davilla, Luigi Gallo, Ciprini. Davilla. Gallo, lui ha votato, adesso Davilla, vediamo di sbloccare.